tutti ragazzi, siamo qui oggi sul mio canale per Minecraft, per un altro episodio di Minecraft. Minecraft. Sì, sono come un disco rotto, sono andato in tilt. Allora, oggi ho deciso di andare a esplorare un po', anzi, per la precisione, andare in caverna di nuovo, ma non una caverna qualsiasi già trovata. Intanto qua c'è una pecora marrone, la uccidiamo per la lana, marrone, ovviamente. E perché vorrei fare la una cosa che faccio sempre per trovare diamanti, insomma, scavo sotto i piedi da qualche parte, continuo ad andare giù fino alla bedrock e dopo scavo un tunnel. Allora, faccio così anche quest'oggi per dimostrarvi che non è assolutamente pericoloso. Non potete avere. Allora, ci sono pochissime probabilità che prendiate la lava perché è tanto raro trovarla. E anche, ecco, via già un piccone. E è tanto raro trovarla che è quasi impossibile trovarla proprio sul punto o su un blocco che scavate voi. Quindi fidatevi, se volete trovare diamanti, questo è il metodo più facile in assoluto. Oh, c'è anche una caverna qua vicino. Attenzione, guardiamo un po'. Allora, obiettivi di oggi: prendere diamanti. Se c'è anche del ferro e del carbone. Oro, ovviamente, smeraldi, ovviamente. Lapislazzuli, eccetera. Allora, vediamo un po'. Sentiamo un po' di gente, quindi sperando che non ci sia gente, prendiamo un attimo questo carbone che ci fa molto comodo anche per le torce, visto che ne abbiamo poche. Quindi prendiamo il carbone e visto che io le spedizioni in caverna, diciamo, chiamiamole così, ci sto parecchio. Nel caso nel caso cosa? Ci saranno più video. Quindi, che ne so, parte 1, parte 2, parte 3, parte 20, che ne so, no, parte 20 è impossibile. Quindi, boh, facciamo così. Quindi sapete che ci sono diversi video, ci saranno, almeno che non troviamo subito i diamanti, torniamo su, però comunque di solito non è così. Poi qua mi sembra che ci sia anche una caverna, visto che ci si trova queste insenature sulla roccia, quindi proviamo ad andare a vedere. Allora, io direi di guardare qua, visto che sento ragni, mi sa che c'è uno spawn. Oppure, sì, uno spawn. O siamo nelle mini una miniera o in uno spawn. Visto che io non ho così tanto culo a trovare una miniera, e sar ci sarà uno spawn qua vicino. Quindi scaviamo e guardiamo e vediamo cosa c'è, insomma. Fra poco, ragazzi, comincerà anche Far Cry sul mio canale, che alcuni mi avevano chiesto. E altra cosa, altra cosa, altra cosa. Invece che fare Call of Duty o comunque fino a che iniziamo a Far Cry o comunque portiamo due serie vicine. Li sento ma non so dove sono, non capisco se sono sopra, lato. Boh, che li sento a tutte le parti, vuol dire che è uno spawn. Ne sento molti. Allora, volevo iniziare Dark Souls 1. Ce l'ho. Dai, basta fare sti versi. Ho anche il 2. Però diciamo che l'uno mi attira di più, quindi preferirei fare l'uno. Quindi, se mi supportate sul primo video che farò su Dark Souls, vuol dire che vi piace, quindi continuerò. Io spero davvero che vi piaccia perché è un bel gioco. Almeno a me mi prende. Allora, continuiamo per di qua. Sembra che di qua il rumore venga più forte, quindi continuiamo da questa zona. Piazziamo delle torce. Io di solito vado avanti anche senza torce, perché comunque bene o male ci vedo, insomma. Però non so voi sul video se ci vedete, quindi cerco di mettere più torce possibili. Però anche tenendomene un po' di riserva, perché ne ho poche, come già detto. Cobblestone abbiamo già fatto uno stack. Saremo anche uno stack e mezzo adesso. Basterebbe trovare solo sti cazzo di ragni, magari, così dopo abbiamo uno spawn per farci le stringhe e anche per farmare un po' di esperienza. Vedremo se farlo con proprio one shot, proprio farm automatica, semiautomatica, diciamo, visto che dobbiamo anche shottarli per fare esperienza. Beh, vediamo un po', quindi come si presenta. Allora, aspetta un attimo, aspetta un attimo. Oh, sembra che sia proprio un blocco vicino a me. Ma qua dove eravamo prima, scusa. Oddio.
cominciamo subito. Sarà qua in mezzo allora. Aspetta un attimo. Dai. Non rompere, su, via. Sopra? No. Ok. Allora sotto. Proviamo a dare un attimo di qua. 2 secondi. E per di qua. Vediamo. No, qua andiamo fuori sul nostro tunnel. Quindi, ricapitolando, proviamo a scavare sotto. Però ho un po' di dubbi perché se proprio uno spawn e cado proprio sullo spawn sotto è una catastrofe. Quindi, sapete cosa vi dico? Scaviamo un blocco in giù, facendoci magari una scaletta. Sono proprio qua, li sento. No, è qua lo spawn. Occhio. Qua vedo anche della ghiaia. Quanto la odio la ghiaia che viene giù. La sabbia almeno ti serve. La ghiaia cosa serve? A niente. Non serve a niente. Proprio zero. Più totale. Quindi facciamo la nostra scaletta. Piazziamo una torcia. Scendiamo. Vediamo un po'. Almeno spero siano ragni. Quelli buoni, diciamo, dei due. Quelli che non ti avvelenano, sennò sono cazzi perché almeno quelli buoni. Oh, ferro. Almeno quelli buoni hanno spazio 2. E quelli là cattivi, quelli che avvelenano, insomma, hanno spazio 1. Quindi è un po' più problematica la cosa. E soprattutto ti avvelenano. Quindi, aspetta un attimo, che non sprechiamo il piccone per niente. Oh, è caduto un ragno. Quindi, non lo so. Vedremo insieme che succede. Vi ricordo sempre anche, scusate se insisto, del contest, ma mi farebbe molto piacere che partecipaste, sia per me sia per voi, quindi se avete piacere di partecipare, vi ricordo sempre di mandarmi il video, o comunque, o anche zombie, o ragni, o cazzo. Non mi sembra un spawn perché c'è. Non vedo il. Cazzo, che si chiama? Quella roba verde. Oh, vedo anche le fence, quindi. Miniera. Miniera, molto bene. Molto bene. Siamo stati abbastanza fortunati. Quindi, abbastanza perché non volevo capitare proprio su uno spawn di ragni. Andiamo un po' più a lato e scendiamo per sicurezza. E vi ricordo sempre che se volete partecipare di mandarmi il video, o comunque linkarmelo se volete caricarlo su YouTube o qualsiasi altro sito voi vogliate. E vi ricordo che il premio è una ricarica da 15 o 20 euro per Xbox o per PSN, PlayStation. Oh, aspetta. Aspetta un attimo. Ho un'altra spada. No. Io direi farci una cosa, di farci una mini base qua, 2 secondi. Per farci una bella spaduzza, perché c'è uno spawn, visto che c'è lo spawn sicuramente 100%, 100%, 100%. Quindi ci prendiamo la working bench. Vi ho risparmiato tutto il lavoro che ho fatto a casa per farmi i picconi, eccetera, visto che avevo finito anche il legno. Quindi vi dico che cos'ho, come potete vedere, un secchio, una mappa, un working bench e tutto, insomma. Picconi, me ne ero fatti 5 mi sembra. Sono là fermi, quindi magari riusciamo anche ad andare fuori. Aspetta un attimo, mangiamo per sicurezza. Da pro player, insomma. Oh, calmo, 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 calmo. Oh, stai indietro, eh. Oh, amico. Che vuoi, eh? Aspetta un attimo che mi passa qua il veleno. Spero che non venga adesso. Oh, stai indietro. Chi ti dà il permesso di venire avanti, oh? Oh, ma vaffanculo, eh. Ma sei uno stronzo, però, eh. Chiudi un attimo, chiudi. No, aspetta un attimo, che se viene fuori un altro mi ammazza. Chiudi un attimo. Allora, io direi invece che farci ammazzare. Di pro eseguire. Di pro eseguire. E a girarli. Andare avanti sempre sulla miniera, se la troviamo qua avanti. E di prendiamo anche la working bench e di proseguire. Magari ci ritorneremo in futuro per lo spawner, visto che fa molto comodo. Tanto il buco mi ricordo dove l'ho fatto anche vicino a casa mia.
Quindi è molto buono come cosa. Vi ricordo anche sempre di lasciare un like e un commento, o commenti, o like, come volete, a questi video, perché mi fa davvero molto piacere. Vi ringrazio sempre di tutto il supporto che mi date, perché mi fa molto molto piacere e mi fate capire se vi piace o meno la serie e se la seguite con piacere o meno, e anche i commenti sono per migliorarmi. Se vi siete persi il video dove parlo di tutte queste cose qua e perché vi chiamo VIP o comunque queste cose qua, è l'ultimo video, quello su Call of Duty. Ovviamente c'è Call of Duty, non c'è solo io che parlo, non ci sono solo io che parlo, ma ci sono anche queste cose che sono molto carine, se volete ascoltarlo o comunque sentirle. Allora, prendiamo un attimo quel ferro, abbiamo trovato già abbastanza. Però ricordatevi sempre, prendete tutto. No, la torcia magari la lasci. Prendete tutto perché un giorno vi servirà. Meglio andare a minare una volta per dire all'anno che una volta al mese. Tenetevi i materiali sempre buoni. Quindi adesso scaviamo, qua sento zombie, quindi molto più semplice la storia, anche se ci fosse uno spawner è molto più semplice, dei ragni soprattutto velenosi. Vediamo se è qua. Speriamo di sì. Po' più avanti forse. Oh, ecco qua. Ciao signor zombie. Ciao signor zombie. No, non toglie la torcia. Sì, ma vaffanculo zombie, ecco, crepo. E vi invito anche a iscrivervi se non l'avete ancora fatto, per restare aggiornati sui miei ultimi video. Allora, là tanto i ragni non vengono, sono tanto istanti, non credo ci vedano. No, 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 oh, 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 fratello. No, 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 se scendi sei morto. Non venire, non venire. Dove sei? Oh, là, occhio. Riusciamo a ammazzare uno solo. Vorrei bloccare l'ingresso. Fammi mettere. Fanculo, c'è la torcia. Metti il robo. Dai, mettilo. Ma vaffanculo. Ti odio, ragno. Ti odio. Ti odio con tutto me stesso. No, no, no. Ecco, perfetto. Allora, togliamo la roccia in più. Preferirei mettere il blocco là in mezzo, perché mi sembra più bellino, insomma. Non per altro. Togliamo via questi blocchi. Blocchi inutili. Questo qua sopra, per farlo un po' più bellino. Ok. Andiamo avanti. Quale rotaia non mi convincono? Convincono. Esiste questo verbo. Convincono che si fermano. Quindi le togliamo intanto, che possono servirci magari con i villager o comunque qualsiasi altra cosa ci servono. E proviamo a scavare più avanti di qua. Mettiamo una torcia e scaviamo. Ok, molto bene, molto bene. Speriamo di trovare qualcosa. Vediamo quanta fortuna abbiamo adesso. Allora, abbiamo trovato una miniera. E già è qualcosa, però uno spawn di ragni, ecco. Mai una superficie piatta dove posso andare senza pericoli, vero? Grazie. Ho capito che sono in difficoltà difficile, però cosa dovrei fare? Allora, qua ci facciamo una bella scala, nel caso dovessimo ritornare su, inseguiti magari da un creeper o qualcos'altro, perché se ci butta per giù lo scheletro e non abbiamo niente per salire, abbiamo anche un creeper, la vedo molto male per noi. Soprattutto per il ferro che ho preso, preferirei tenermelo. Sai Steve? Sai Steve? Allora qua riesco a saltare. No, no, perché non è che non ci riuscirebbe una persona normale, perché io sono deficiente, sapete. È una cosa di disputa. Non sprechiamo torce, che ne abbiamo solo 5. Oh, sembra una croce. Ho detto, what? Oh, funghi. Che magari dopo possiamo fare una bella farmuccia di funghi. E molto ferro, quindi prendiamo a bestia proprio il ferro, che molto utile, ne abbiamo anche poco a casa. Mi sembra di avere uno stack, forse qualcosa di meno di uno stack. Io non scavo con i picconi in ferro e non uso armi in ferro, anche se posso permetterlo, diciamo, perché
Secondo me è sprecare ferro, perché comunque la cobblestone la prendi col ferro, cioè la puoi prendere con un piccone di pietra. E con un piccone di pietra puoi anche prendere il ferro. Quindi il ferro non ti serve di nuovo per rifare i picconi. E la pietra, se la prendi, ti rifà il piccone in caso lo sprechi per niente, perché magari non trovi ferro, non trovi niente. Questa è la mia logica, un po' contorta, ma mi ha sempre aiutato da questo punto di vista. Vediamo qua un po' di carbone. Vediamo quanto prosegue. Altri due pezzi. Perfetto. Oh, quanto carbone c'è qua? Un casino proprio. Prendiamolo tutto. Mi sembra lì indietro di vedere il redstone. Quindi è buono come cosa. Aspetta. Sì. Anche buono. Quanti pezzi sono? 1, 2, 3, 4. Minimo 4. Forse sotto ce ne saranno ancora. Quindi 5. Fino a prendere qua il carbone e poi prendiamo la redstone. Poi vediamo se la lava conduce a qualche parte. Buono, buono. Buono questo spazio chiuso. Per fortuna che siamo scesi a prendere quel. Vedete, da un carbone cosa nasce? Proprio le peggio frasi. Oh, anche ferro. Grande. Prendilo tutto. Occhio che non ci sia lava sotto. Che non si sa mai. Perfetto. Ok, prendiamo la redstone. E poi torniamo su. Prendiamo anche il carbone, ovviamente, che è qua. Good, good. Very good. Ci facciamo un attimo le torce con il carbone che abbiamo preso. Ok, adesso possiamo continuare.